Ciao a tutti, sono Marco Cantoni e sono lo sceneggiatore di C'era una volta in Val Calepio, il fumetto del Consorzio di Tutela Val Calepio e il primo fumetto che un consorzio enologico dedica al raccontarsi, a raccontare il proprio territorio, a raccontare la propria attività e a raccontare in generale il vino. È stata un'idea, in cui ho creduto da subito perché alla base di questa idea c'era il raccontare il vino in una maniera completamente diversa rispetto a quella che normalmente siamo abituati a sentire e a vedere. Una maniera molto più contemporanea che cerca anche di ampliare la propria platea di pubblico e quindi andare a raccontare il vino anche a chi non è del settore, anche a chi non è un appassionato, del tecnicismi. Ma quindi con questa storia si è voluto anche cercare di fare un'opera di divulgazione in qualche modo. Fin da subito l'idea è stata quella di raccontare la Val Calepio attraverso una storia che potesse al suo interno contenere tutti quelli che sono gli elementi fondamentali, quelli che riteniamo essere gli elementi fondamentali e riconoscibili della Val Calepio. Raccontando una storia si può riuscire ad arrivare direttamente al pubblico e riuscire a far passare dei messaggi e a raccontare alcune parti, magari un po' più tecniche, in una maniera molto più digeribile, molto più facilmente comprensibile. E il medium fumetto, in questo senso, ci ha dato una grossa mano. Siamo partiti dall'idea di raccontare una storia, in questo caso una commedia romantica, in qualche modo, una storia d'amore tra il protagonista che torna a Bergamo, torna nella Val Calepio per una questione di eredità, perché eredita un vigneto, eredita una cantina, che da subito non è intenzionato a portare avanti, anzi è un passato di cui non si interessa più, ma che poi attraverso i ricordi e attraverso quelle che sono delle sensazioni della sua infanzia deciderà invece di reintraprendere. In questo senso, insieme a Stefano Realdini, che è il disegnatore, colui che si è occupato di tutta quella che è la parte visiva del fumetto, io mi sono occupato della sceneggiatura e della storia. Abbiamo lavorato molto sull'utilizzo di alcuni espedienti narrativi, per esempio quello del Colleoni, con cui apriamo proprio, il nostro fumetto. Colleoni, il condottiero che è il simbolo del consorzio della Val Calepio e che ho da subito pensato potesse essere molto interessante a rendere un personaggio vero e proprio in carne e ossa, anche se è più una sorta di fantasma che aleggia sulla storia del protagonista, ma poi abbiamo voluto inserire alcuni passaggi fondamentali di quello che è il raccontare il vino. Abbiamo voluto realizzare su pagina il concetto di degustazione in cui tutti quelli che sono i sentori e i sapori che arrivano al palato e al naso durante una degustazione enologica sono raffigurati in queste pagine. Abbiamo poi voluto fare anche un focus su quella che è l'attrezzatura per fare vino e sul cambiamento tra un'idea retrograda della vinificazione a qualcosa che invece si apre di più al contemporaneo, riuscendo secondo me a inserire anche all'interno comunque di un contesto puramente narrativo dei concetti di tecnica enologica, come può essere quello di rimontaggio, insomma, andando anche a cercare di essere accurati in quello che andavamo a raccontare, o rendendo visivamente quello che è il concetto di un incrocio, come può essere l'incrocio Manzoni nel caso della tavola che vi sto facendo vedere. Insomma, ci siamo sbizzarriti a cercare di rendere semplici e organici alla narrazione della storia, che alla fine è la cosa più importante in questo volume, alcuni concetti che ci sembravano particolarmente utili da comunicare. Alla fine questa è una storia di famiglia, è una storia di passato, di presente e di futuro, è una storia di territorio, di un ritorno a casa e di un voler ripercorrere le orme
di chi ci ha preceduto, però dando un proprio apporto, mettendoci la propria firma. L'idea era anche quella di creare una storia pop, una storia molto fresca, pulita in questo senso. Anche la copertina l'abbiamo studiata come una locandina cinematografica. Il titolo è una citazione a C'era una volta Hollywood, che a sua volta, al film di Quentin Tarantino, che a sua volta è una citazione a C'era una volta in America di Sergio Leone, e che prende ovviamente l'incipit dalla favola per far capire anche che tutto ciò di irrazionale all'interno di questo volume è funzionale alla storia. Spero di avervi incuriosito a leggere C'era una volta in Val Calepio. Trovate la versione digitale del fumetto scaricabile dal sito del consorzio, e per chi volesse si può contattare il consorzio per avere la copia cartacea, in cui si può ovviamente godere appieno della bellezza anche dei disegni di Stefano Realdini. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto lasciandovi ai prossimi contenuti di questo Bere Bergamo Online 2021.